Il lavoro che io faccio è ricercatore in neuroscienze cognitive e ha tanti aspetti positivi, adesso un pochino ve li dirò, neanche qualcuno negativo, magari quello cerco di nasconderlo, però soprattutto ha aspetti positivi. È studiare la psicologia sperimentale, cioè la percezione, i cinque sensi, come interagiscono tra di loro, le emozioni, capire perché siete tristi, cosa succede quando siete tristi. Effettivamente cosa si fa? Si scrivono questi script che permettono proprio di analizzare tutte queste cellule e spesso capita questa cosa qui, cioè io ogni tanto passo le mie giornate a risolvere errori. Come diventare un data scientist? Beh, la risposta non è facilissima perché appunto essere data scientist significa tante cose. E di conseguenza non c'è un percorso obbligato o comunque studiato. Questo Alvar Yan, che era uno dei capi di Google, questa è una citazione un po' vecchia ma comunque attuale. Il mestiere sexy dei prossimi 10 anni sarà lo statistico, però ovviamente per sexy non si intende il senso comune, non è che aiuterà una laurea in statistica nel sabato sera, ma sicuramente potrebbe aiutare nel trovare un lavoro. La razionalità e la creatività non sono opposti, ma si autoalimentano. E quindi come i dati aiutano, abilitano la creatività ad arrivare a un livello ancora superiore e a vendere ancora di più, non snaturando la creatività stessa. Ci faceva piacere in questo periodo del STEM in the City riuscire a dare un piccolo contributo, perché la fondazione è particolarmente interessata a questo argomento. Siamo interessati alla divulgazione scientifica, è un percorso che viene da qualche anno e che porteremo avanti nuovamente. E ci sarà un meravigliosamente 2018. Vi ringrazio perché nella nostra mission comune credo ci sia quella di divulgare questa volontà tecnico-scientifica, che è un patrimonio importante per le persone. Grazie ai professori che ci hanno dato la fiducia e grazie a voi.